Terza domenica del mese di ottobre è data importante per la Chiesa milanese, in quanto ricorda non solo la dedicazione dell'attuale nostra cattedrale, ma anche di quelle che l'hanno preceduta. Sono tante le dedicazioni, se ne possono contare almeno cinque, quelle conosciute storicamente a partire dalla prima del secolo V con il Vescovo Eusebio, fino all'ultima, che non era una dedicazione ma la consacrazione dell'altare compiuta dal Cardinale Martini. Nella consapevolezza liturgica, oggi forse un po' smarrita, questa era una solennità equiparata alle quattro più importanti dell'anno liturgico: Natale, Epifania, Pasqua, Pentecoste. Era ed è una solennità incentrata sul mistero della Chiesa, come le altre quattro sono incentrate sul mistero di Cristo. Questo nostro Duomo, e Duomo è l'espressione popolare che denomina questa grande Chiesa, questo nostro Duomo non solo è Chiesa cattedrale in rapporto all'Arcidiocesi di Milano, non solo è Chiesa metropolitana in rapporto alle diocesi della Lombardia, ma è la Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani, appartenenti in gran parte alla Diocesi di Milano, ma anche appartenenti alle diocesi di Lugano, Bergamo, Novara e almeno due sono solo due, nella diocesi di Lodi. Ecco, vorrei salutare le parrocchie di queste diocesi, perché da pochi anni anche loro celebrano con noi giustamente questa grande solennità. Vi saluto con tanto affetto anche nella mia qualità di pro-presidente della Congregazione del Rito Ambrosiano. Capita ancora di sentire qualche fedele meravigliarsi della esistenza del nostro rito liturgico, ignoranza questa che nasconde un'errata concezione ecclesiologica. L'unità della Chiesa che noi professiamo nel credo non è una unità rituale, ma è una unità dottrinale. Nella Chiesa orientale, oggi era qui da noi il patriarca della Chiesa maronita, nella Chiesa orientale i riti liturgici sono molti. Nella Chiesa occidentale sono soltanto quattro: romano, ambrosiano, lionese nella cattedrale di Lione, mozzarabico nella diocesi di Toledo. Deprecabili vicende storiche e non solo hanno portato alla scomparsa di molti riti, ad esempio il famoso rito patriarchino che ha comportato uno scombussolamento rituale anche nella nostra diocesi. Quindi non solo hanno portato alla scomparsa di molti riti e al ridimensionamento territoriale di molti altri, compreso il nostro, che aveva una estensione molto più ampia dell'attuale, pur restando ancora alquanto consistente. La celebrazione dei divini misteri nella fedeltà alla tradizione neotestamentaria conosce quindi una varietà di espressioni che costituiscono autentiche spiritualità, cioè modalità complementari di rivivere l'unico mistero di Cristo. Essere qui questa sera a celebrare nel nostro Duomo significa quindi interrogarci se viviamo e coltiviamo
alcuni aspetti almeno caratteristici della nostra spiritualità ambrosiana, e non è un'interrogazione così puramente di carattere retorico. Le letture bibliche scelte e proclamate ci aiutano in questo nostro intento a dare quindi una risposta a questa domanda e a comprendere uno dei significati di questa celebrazione e una delle dimensioni del nostro Duomo come Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani. L'Epistola, che riprende il finale del brano della scorsa domenica e poi si estende oltre, ci richiama il fondamento della spiritualità ambrosiana, cioè la centralità di Cristo. Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo, ci ripete ancora Paolo. Centralità che è ovviamente per tutti i cattolici, per tutti i cristiani anzi, ma che nel nostro rito ha una coerenza più ampia. La Quaresima ambrosiana, il rigore con cui nelle domeniche di Avvento, di Quaresima e del tempo pasquale sono vietate le celebrazioni dei santi, magari con qualche mugugno di qualche pastore anche, il ricordo quotidiano del battesimo e il rito della luce nei vespri, la preghiera del prefazio, proprio di ogni celebrazione, è inserita nel cosiddetto proprio di ogni celebrazione eucaristica e non solo e non tanto nell'ordinario, come avviene per il rito romano, in cui i prefazi sono limitati nel numero. L'espressione Signore Gesù, che troviamo sempre nella proclamazione liturgica del testo evangelico e quant'altro, sono segni precisi di questa centralità. Cosa significa tutto questo nella concretezza? Ecco, bene, passare adesso dal significato. Cosa vuol dire fare di Cristo il centro della nostra vita nell'ambito ecclesiale e nell'ambito personale? Osserviamo il testo evangelico dove Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Ecco, ascoltare, notate, la voce del Signore Gesù. Com'è possibile? Dice un biblista e anche esperto di ebraismo contemporaneo: la voce di Gesù nella storia è perduta per sempre. Nessuno ode più la voce che sulla montagna insegnava con autorità o che richiamava in vita la figlia di Gairo o che a Betania fece uscire Lazzaro dal sepolcro. Fine della citazione. Ma oseremmo dire, essa è recuperata negli scritti del Nuovo Testamento, in particolare nei quattro Vangeli. Questo, chiamiamolo così, recupero avviene secondo la modalità dell'ascolto, perché in questi scritti, non è una registrazione, in questi scritti la voce fisica di Gesù si ammutolisce. E incontriamo allora qui un tema affascinante per la nostra spiritualità, per la vita di tutti i giorni: il tema del silenzio come modalità propria di Dio, modalità propria di Dio nel parlare a noi. E quindi il tema dell'ascolto interiore per mezzo delle scritture. All'inizio del Salmo 83 si legge:
curiosamente, io aggiungerei, Dio a te non sia un tranquillo silenzio, a te non sia il tacere, non essere silente, o Dio. Il salmista quasi si lamenta con Dio che è silenzioso, ma il silenzio contraddistingue la comunicazione di Dio con l'uomo. Infatti il silenzio o è comunicazione profonda o è l'estraneità più atroce. Nel nostro caso non è certamente l'estraneità più atroce, ma è la comunicazione più profonda. Questo è il modo di parlare di Dio e del Signore Gesù, cioè nell'ascolto delle Scritture, nello Spirito Santo, in comunione con la Chiesa. Dio parla così, e noi per ascoltare questo suo modo silente, questo strano modo di dire, questo modo silente di parlare, è un ossimoro, va bene, dicono quando si parla in questo modo, modo, se parla non è silente, se è silente non parla, eppure si mettono insieme, questo modo silente di parlare di Dio, ecco, per poter ascoltare questo modo silente di parlare di Dio occorre questo ascolto interiore delle Scritture. Dio parla e noi dobbiamo tacere per udirlo. Un autore, grande figlio di Israele, Abraham Heschel, scrive: noi non udiamo la voce, soltanto vediamo le parole della Bibbia. Le parole si vedono, sono scritte, non si sentono. Anche se siamo sordi, possiamo, che bella questa espressione, possiamo vedere l'estasi delle parole. L'estasi delle parole. Bene. Abbiamo fatto un tentativo per spiegare l'espressione del Signore Gesù: le mie pecore ascoltano la mia voce. Non rimane che ribadire come questo stile di ascolto sia primario nell'esperienza spirituale cristiana e sia molto presente con estrema coerenza nella sensibilità ambrosiana. Se il Signore Gesù comunica con la sua Chiesa e con ogni suo discepolo attraverso il silenzio della parola della Scrittura, non rimane che decidersi una volta per tutte a fare di questo metodo la nostra esperienza quotidiana. Allora coltivare il primato di Cristo e l'ascolto profondo e interiore della parola sono la stessa cosa. Parola e silenzio insieme sono la via privilegiata per comunicare con il Padre di Gesù e nostro, coltivare il primato di Cristo nello Spirito Santo. Che lo Spirito, anche per mezzo di questa solenne celebrazione liturgica, ci aiuti a entrare in questa comprensione, in questa spiritualità non facoltativa che la nostra liturgia sottolinea con una forza rituale ed esemplare, non solo per le diocesi in cui è presente in questo rito, ma per tutta la Chiesa.